Buonasera a tutti e benvenuti di nuovo alla tela Osteria Sociale del Buonessere, nonché bene confiscato alla criminalità. Questa è la seconda di un trittico di serate che abbiamo organizzato in collaborazione con l'Equistituto della Valle del Ticino. La prima serata si è tenuta mercoledì, cioè lunedì scorso, 14 dicembre. Il tema era la presentazione del libro di Mario Consani, Piazza Fontana, per chi non c'era. La seconda serata è questa di cui parlerò dopo e il terzo appuntamento sarà domani, questa volta però sul canale YouTube dell'Equistituto. Il tema è 500 anni dopo Raffaello. È un incontro col professor Corrado Marsan, che è collegato da Firenze, storico dell'arte. E docente universitario che parlerà appunto di Raffaello, per cui non perdetevi l'altro appuntamento. Quello di questa sera invece, io sono orgoglioso perché io ce l'ho, originale del 1970, l'album della Buona Novella di Fabrizio De André, che mi ha regalato dei miei compagni di scuola. A quei tempi si facevano di questi regali. Per parlarne, questa sera abbiamo noi, il nostro Gigi Marinoni. E due persone, Gigi Marinoni, giornalista di Sempione News, che è anche nostro media partner, Mario Bonanno, che ha scritto questo libro Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare, e Massimo Germini, che è intervistato in questo libro, Buonasera. e è musicista e chitarrista, penso che suoni spesso con Roberto Vecchioni. Esatto. Adesso no, purtroppo. Adesso pochissimi suonano purtroppo. Esatto. Ok, io lascio la parola a Gigi Marinoni e mi faccio da parte. E ricordo sempre che chi vuole intervenire questa serata, se scrive un commento, noi possiamo vederlo e possiamo riportarlo. Ok, vai Gigi. Benissimo, grazie Giovanni. Allora, questa sera sono contento di avere con noi, oltre a te, che siamo amicissimi da anni, anche geograficamente, due carissimi amici che purtroppo vedo raramente, soprattutto Mario Bonanno, che sta in Sicilia, e però era venuto alla libreria Nuova Terra per presentare un libro di un altro editore, nonostante insieme noi abbiamo fatto quasi una decina di titoli con la casa editrice Stampa Alternative. Tanti anni fa siamo partiti con Stefano Rosso, poi passando per Pierangelo Bertoli, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, con cui abbiamo incrociato Massimo Germini. Insomma, su questa collana di musica dei cantautori italiani siamo arrivati a parlare questa volta di questo capolavoro che De André mise in campo ben 50 anni fa. E quando Mario mi ha detto all'inizio di questa bella avventura, guarda, sono 50 anni da questo bellissimo disco, ne parliamo, e io quasi no, non mi ero accorto che fossero passati 50 anni, scusatemi, devo dire la verità, però è mezzo secolo da quel disco che ci raccontò molte cose, su tanti piani, sul piano sociologico, sul piano spirituale, sul piano teologico, e non a caso quel disco fece molta presa anche sull'ambiente proprio cattolico degli oratori. Giovanni ha ricordato il suo disco, la sua copia regalatagli dagli amici. Io ricordo che proprio 50 anni fa i miei amici di scuola, le mie amiche soprattutto, misero in scena un recital sulla buona novella, perché sicuramente, forse anche per lo spirito dei tempi che aleggiava allora, questi temi tirati fuori da De André colpirono molto le menti più sensibili e naturalmente quelle anche più aperte a un discorso al di là del materiale, insomma, che andasse a vedere anche lo spirituale. Ma io non vi voglio rubare altro tempo proprio perché abbiamo qui con noi l'autore Mario Bonanno e poi Massimo Germini, che frequenta anche lui la musica, tante storie, tante cose, ma che è presente nel libro con una sua intervista e con le sue opinioni su questa storia. Io darei la parola a Mario Bonanno che ci racconta da dove sei partito, cosa. Perché poi Mario, essendo anche un fine dicitore, scrittore, psicologo, la sa raccontare bene e ce lo ascoltiamo. Mario Bonanno.
Sì, buonasera a chi ci ascolta o chi ci vede intanto. Io avevo fatto una sorta di patto con me stesso. Saranno 20 anni esatti nel 2021, quindi l'anno prossimo, dal mio primo libro. Ne ho scritti diversi e ho attraversato diverse discografie cantautorali, anche diverse fette di storia italiana. Avevo fatto un patto con me stesso, che è quello di non scrivere mai su Fabrizio De André. Ovviamente non perché lo disistimassi o perché ritenessi che non ne valesse la pena, ma perché su Fabrizio De André si è detto tutto il contrario di tutto, per cui non lo so, bisogna avere qualcosa di nuovo da dire, da aggiungere a una bibliografia che è quasi sterminata. Io dico scherzando che con i libri su De André ci riempie quasi l'area piccola di un campo di calcio, per cui ecco. Non era una cosa che intendevo fare aprioristicamente. Mi è arrivato un comunicato stampa dove così, si annunciava imminente, il cinquantennale della Buona Novella. E allora mi sono interrogato, che forse questo era il modo migliore per approcciarmi a De André, però ovviamente non in maniera pedissequa e nemmeno seguendo tracce già battute da altri. Quello che ho cercato di fare in questo libro è avvicinarmi a un disco che ha fatto storia, un disco che è rivoluzionario in sé per sé, eppure a un De André che forse è stato indagato, ma non in relazione a questo disco così tanto, ecco, come un cantautore dissenziente, antisistema, anarchico, e La Buona Novella rappresenta proprio il disco seminale, germinale, diciamo, più indicativo, quasi propedeutico, no? Per approcciare tutta quella che è la discografia di De André e da lì in avanti, nel senso che al di là della facciata, così che potrebbe anche sembrare ai più distratti confessionale, ai più distratti che poi tanto distratti erano anche, è stata quella che Gigi diceva poco fa, che il disco venne accolto anche con una certa simpatia dalle frange più progressiste, diciamo, della chiesa, delle parrocchie, eccetera, eccetera. Quelle che erano invece le frange più ideologizzate rimasero un pochino spiazzate dal fatto che De André, che già si proponeva come un cantautore comunque divergente per i suoi temi di denuncia, per un suo approccio alla canzone che comunque diciamo sparigliava un po' le carte rispetto a quello che era stata la canzone fino allora. Stiamo parlando quindi proprio alla fine, a cavallo tra gli anni 60 degli anni 70, no? Ecco, le frange più ideologizzate, dicevo, storcono un po' il naso, lo accusano quasi di aver fatto un disco confessionale, e quando nella società si respirava invece un clima che era un clima di impegno, di rivolta, non dico di ateismo, comunque di messa in discussione di quelle che erano valori cardini, quali potevano essere allora anche quelli, soprattutto quelli religiosi. Per cui la grande sfida per me, la sfida principale, anzi, è stata quella di restituire, procedere su questo doppio binario, cioè ripercorrere da un lato quella che era la storia, la genesi e lo sviluppo, perché poi c'è stato uno sviluppo anche post 1970 di questo disco. Caposaldo, no? della storia della canzone d'autore italiana, e poi al tempo stesso di rintracciare quelli che erano i semi, i
indicativi della dissenzienza, diciamo, di Fabrizio De André, che ha fatto un disco spiazzante contro il sistema, contro il potere, contro tutte quelle che erano le cosiddette, quelle che oggi chiameremmo lobby, no? Che allora erano incarnate ai tempi della Buona Novella, dai sacerdoti, dalla soldataglia romana, diciamo, che poi sarebbero i lacchè che si accompagnano sempre alle grandi lobby di potere. Per cui questo libro è un libro molto giornalistico, direi. C'è critica, sì, i testi vengono commentati canzone per canzone, però penso di aver fatto anche un disco abbastanza umile, nel senso ho raccolto tracce attraverso le testimonianze di chi allora c'era, di chi ha suonato, chi ha partecipato a questo disco, dello stesso De André, no? Ho fatto una ricerca anche attraverso ritagli di giornale, precedenti anche pubblicazione, e al tempo stesso ci sono alcune cose che mi piace pensare come parzialmente inedite, come ad esempio un documento o degli stralci di documenti che raccontano come De André fosse un personaggio scomodo e lo fosse proprio ab origine, cioè sin da quegli anni è stato un personaggio spiato, controllato non a caso dai gangli della zelante polizia di allora che lo segnalava come una persona dalle frequentazioni quantomeno discutibili. Ricordiamoci sempre che le origini di Fabrizio De André sono origini borghese, per cui il fatto che da borghese lui rovescia e spariglia un pochino le carte di quelli che sono i capisaldi del sistema, dello status quo borghese, appunto, credo che sia una nota di grande, grande, grandissimo merito, che secondo me viene ancora prima del merito che gli si riconosce unanimemente, no? Che è quello del cantore degli ultimi, di quelli delle cosiddette anime salve, di quelli che non hanno voce. Ecco, a me è piaciuto ricordare soprattutto De André come un cantautore del dissenso, e per cui la Buona Novella, chi pensa alla Buona Novella, chi pensava alla Buona Novella come un album assolutamente così sottomesso, pedissico a quella che è la dottrina religiosa, si è sbagliato, e si è sbagliato di grosso. È un album pieno di metafore, un album pieno di realtà, di sottotesti che raccontano invece come Gesù Cristo è stato il Gesù Cristo uomo, ovviamente, è stato quasi un precursore, un proto-rivoluzionario, anticipatore di quella spinta rivoluzionaria grandissima. E poi in Italia ci siamo trascinata quasi per 10 anni, che è stato il 68 italiano. Ecco Mario, a questo proposito vorrei dire che non a caso i Vangeli su cui ha lavorato Fabrizio De André non sono i Vangeli canonici, ma i Vangeli apocrifi, quelli poi rifiutati dal canone classico del cattolicesimo, proprio perché raccontavano cose leggermente diverse dai 4 evangelisti accreditati. Per esempio, in questi Vangeli apocrifi, in cui tu modestamente non li hai citati, però tu hai fatto un lavoro di scavo profondo su cosa vuol dire basarsi su certe storie invece che su certe altre. Per esempio, qui la figura di Maria viene fuori in maniera molto, ma molto diversa da quella che è passata nei 2000 anni di stratificazione del cattolicesimo. C'è una sposa bambina a un vecchio che quasi se l'è dovuta prendere perché i signori del Tempio hanno deciso così. Adesso io non voglio andare a finire nell'esegesi su queste cose, però tu, ma in primis ovviamente Fabrizio De André, Fabrizio ha operato una
come dire, ha messo in campo una visuale che all'epoca non era così scontata. È stata veramente una buona novella in tutti i sensi. Anche questo rivedere la figura del Cristo, la figura di Maria, tutte le figure di contorno. Lui ha dovuto studiare tutti dei Vangeli che non erano quelli frequentati quotidianamente. Mi sembra che è stato un grande lavoro, ovviamente il suo, ma poi anche il tuo, nell'andare a riprendere questo fil rouge e riportarlo ai giorni nostri. Infatti, hai detto benissimo e mi stai confezionando un assist ideale perché nella Buona Novella, che non a caso si basa appunto sui Vangeli che la Chiesa non riconosce, quindi quelli apocrifi, Maria è una vittima del sistema, come lo è Giuseppe, una vittima del sistema, come sono i ladroni, vittime del sistema, cioè persone che, il cui destino è sottomesso dalle leggi, più umane direi che divine. Dio non esiste, Dio è lo strumento di André, lo strumento utilizzato dai sacerdoti, dalla casta sacerdotale, e quindi anche che si accompagnava sin da allora forse alla casta del potere, per manipolare, per controllare le coscienze, le sensibilità, per instillare loro il senso dell'obbedienza, del peccato, se volete, della sottomissione. Ecco, questa bimba Maria che consuma in maniera coatta la sua infanzia all'interno del tempio, no? Immolata, quindi sin dall'inizio, sottratta ai suoi giochi, sin dall'inizio a quello che era il volere cosiddetto di Dio, ma sicuramente non il volere di una bambina piccola. Questa bambina ha la vita segnata in partenza, si trova iscritta in un gioco, in un disegno più grande di lei, quella di essere la madre di Dio. E non a caso le parole terribili che Maria pronuncia nel disco che De André fa pronunciare a Maria sotto la croce: non fossi stato figlio di Dio, ti avrei ancora per figlio mio, dice Maria. No? Questo fa capire proprio la discrasia enorme che c'è tra la disumanità, se vogliamo, del volere di Dio che manda a morte suo figlio sulla croce, invece quello di una mamma umanissima, terrena, sinanco nel dolore, e che piange il figlio che muore come muore chiunque, abbracciato così a una croce. È un'altra cosa molto significativa, e non credo blasfema, ma tenerissima. Io la trovo di una tenerezza incredibile, quella proprio della concezione, del concepimento, no? Di Gesù da parte di Maria. Avviene in quest'antro del tempio umido, oscuro, misterioso quasi, dove Maria incontra un angelo e De André, da quel grande scrittore che era, gioca lì in maniera quasi umbratile, no? Quest'angelo non si capisce bene quanto di divino abbia e quanto invece molto di più abbia di terreno. Forse era, chissà, magari un garzone che si era un garzone di bottega che si era insinuato all'interno di questo tempio e instaura con Maria una relazione che pure ha qualcosa di assolutamente spirituale, di bellissimo, però che non prescinde dal rapporto carnale. E tutto questo è estremamente cantato, scritto con un'estrema delicatezza da parte di André. Non c'è voglia di fare polemica, ma come di restituire proprio invece Maria al suo essere donna, donna tra le altre, tra le tante, donna, e per questo forse meravigliosamente divina, una donna che accetta il dolore, accetta di soffrire, accetta questa missione più grande di lei che non capisce e alla quale forse resta adesa suo malgrado fino alla fine. Poi che dire, Giuseppe è l'altra vittima. Giuseppe è un uomo già molto al di là degli anni,
con gli anni e si trova proprio anche lui arruolato proprio così, ex abrupto, in un ruolo in questo grande disegno che non ha assolutamente scelto. Le danno questa bambina, non c'è assolutamente su cui lui non aveva intenzione. I vecchi, quando accarezzano, hanno paura di far troppo forte, no? Dice De André in una sua, così, in un verso di questo disco, in un passaggio, e quindi anche lui accetta supinamente quello che è il volere della casta sacerdotale. L'unico sottomesso in fondo che alza la testa è il ladrone che affida forse che rovescia nettamente in quel testamento di Tito, ecco, una canzone forse più nota e conosciuta del disco, che rovescia completamente 10 compattamente. Ecco, quello è forse il momento più livoroso, più livido, più spietato, più impietoso, no? Del disco. Ladrone muore e mette puntini sulle i su questi presunti comandamenti di Dio che vengono smentiti, rovesciati uno a uno perché fanno capire, per così come sono espressi, proprio la distanza siderale, abissale con la realtà di tutti i giorni, con la realtà dei poveri, degli uomini, degli oppressi, delle persone fatte in carne e ossa. Ecco, io credo che con questo disco De André riesca a fare una cosa straordinaria, cioè quella di strappare il Vangelo da ogni sorta di manto celestiale, metafisico, e di ricondurlo veramente sul pianeta Terra, senza fargli perdere tuttavia la grandezza, in primo luogo la grandezza di Gesù, che nella Buona Novella non viene mai espressamente tirato in ballo, non è un personaggio che manca in questo disco, come manca del resto Dio, che è il grande assente, il vero assente di questo disco, e che però riesce ad essere restituito quasi per evocazione, come appunto una persona dirompente, una persona rivoluzionaria, perché attraverso l'amore riesce a portare un messaggio che di ultraterreno non ha niente, ma è assolutamente così dirompente la sua forza così contro il sistema che invece va così propaganda attraverso ben altri mezzi il loro status quo, il mantenimento di questo potere. In una canzone precedente, La Buona Novella, De André dice: inumano, e non voglio cantare le lodi, più o meno dice così, di chi non penso che, fu una, che di chi penso non fu altri che un uomo, si riferiva a Gesù, ma inumano e pur sempre l'amore di chi rantola senza rancore. Ecco, questa sorta di soprannaturalità di Gesù che non passa però attraverso così la trascendenza, ma attraverso l'adesione piena agli ideali in cui credeva, che erano gli ideali di un rivoluzionario che stava dalla parte del popolo, degli oppressi e dei senza voce. Diciamo che io ci vedo anche una sorta di identificazione molto bella, ma sempre molto delicata, non super mistica, da parte di André nella figura di Gesù. Lui è il borghese, che quindi il figlio di Dio, poteva essere il privilegiato che invece sposa la causa degli ultimi, e al punto da risultare scomodo negli anni di piombo De André, dal 69 al 78 è stato seguito dai servizi politici della polizia, perché è indicato come possibile fiancheggiatore delle così, formazioni dell'estrema sinistra.
Per cui questo disco credo che è emblematico di André. Poi si potrebbe, forse Massimo, meglio di me, potrà dire proprio la caratura davvero rivoluzionaria che anche dal punto di vista musicale sappiamo tutti che si avvale dell'apporto della PFM, che allora si chiamavano quelli, e quindi è un lavoro doppiamente dirompente, diciamo, dal punto di vista dei testi, che lavorano molto sotto traccia e hanno un lirismo, una poesia in apparenza, ma una sottotraccia molto, molto, molto dura per chi ha voglia di scavarci dentro. E ripeto, a me è piaciuto farlo per consegnare a chi legge quest'idea, ecco, come l'idea di un disco che va a rompere con la canzone tradizionale, a rompere con la tranquillità borghese, a rompere con la pedissequa sottomissione allo status quo, e quindi si fa anticipatore del 68, altro che disco pro chiesa, un disco confessionale genuflesso a chissà quale tipo di potere religioso, è un disco in realtà dalla forza quasi sovversiva. Ecco, grazie Mario. Tu dicevi che la figura di Dio si vede poco ed André la manifesta bene nel disco, perché c'è un Laudate Dominum, rivolto appunto a questa entità superiore, che dura 21 secondi ed apre il disco. Poi ci sono tutte le canzoni, c'è la bottega del falegname, ci sono i ladroni, c'è Gesù, Maria, c'è il popolo, c'è l'umanità, e alla fine, però dura 3 minuti e mezzo, dura molto di più, il Laudate Dominum si trasforma in Laudate Hominem, per cui è anche chiaro, cioè in un certo senso De André esplicita qual è il suo percorso da A. Possiamo chiedere a Massimo Gerlini se è d'accordo, appunto, tra Laudate Hominem c'è tutto il lavoro anche musicale. Ovviamente Massimo può parlare anche dei testi e ci mancherebbe, però No, magari. lo lascio fare chi è più qualificato di me. No, in realtà io avevo un album a cui sono particolarmente affezionato, innanzitutto perché funziona un po' da apripista quel genere che io trovo straordinario, che è quello dei concept album, cosiddetti degli anni 70. Poi sull'onda di questo sono stati fatti tantissimi e tutti molto belli, sia in Italia che insomma in Inghilterra, negli Stati Uniti. Ma è un album che secondo me gode come dire, di un'energia particolare, anche casuale se vogliamo. Innanzitutto non è stato detto, è giusto che io lo dica, che nasce da un'idea di Roberto Danè. Oltretutto Danè voleva affidare questa idea dei Vangeli apocrifi a Duilio del Prete, che forse qualcuno se lo ricorderà più come uno degli attori di Amici miei, che invece era anche uno straordinario interprete, uno chansonnier. E quindi c'è questa cosa che Roberto Danè racconta, che invece convince De André a imbarcarsi in questa avventura e va tutti i giorni a Genova con una bottiglia di vino, adesso non so se c'è più leggenda o se c'è realtà, a costruire queste canzoni. Ma soprattutto nel momento in cui arriva il momento di realizzare, si affidano al gigantesco, secondo me, Reverberi, diventa una cosa spettacolare. Perché Reverberi mette la sua, come dire, la sua conoscenza, tra l'altro lo dice anche qua nel libro, che la considerava un'esperienza più che una parentesi, la considerava una parentesi del suo futuro lavoro. Cioè, chi studia un po' il mio settore si accorge di quanti capolavori siano stati prodotti, come dire, inconsapevolmente. È ovvio che uno non è che si mette lì e dice adesso faccio il capolavoro, però così, con la mano sinistra, come si direbbe, no? Reverberi in realtà voleva fare il grande compositore di musica classica. De André aveva sì e no voglia di fare questa cosa perché la riteneva un po' impegnativa. In più arrivano quelli che erano dei ragazzini che volevano suonare rock nella vita e metti assieme queste persone in un teatrino di via 500 qua vicino a casa mia, anche un po' scricchiolante come ha raccontato a me Mauro Pagani, che bisognava stare attenti perché c'erano le assi che scricchiolavano. E viene fuori un capolavoro, ma un capolavoro oggi. Io l'ho risentito l'altro giorno in macchina.
allora, appunto, visto che dovevo affrontare questa chiacchierata, già che me lo risento, è un capolavoro, anche dal punto di vista delle finezze chitarristiche e anche come racconta Mussida, come si incontrano i chitarrismi. Adesso io non vorrei farla lunga perché è anche un argomento un po' tecnico, magari rischio anche di annoiare, però il fatto che De André, per esempio, fosse un chitarrista basico, però estremamente bravo, estremamente preciso. C'è una cosa che voglio raccontare a titolo personale. Quando io lavoro da tantissimi anni con Lucio Fabbri, che qualcuno di voi magari di fama conosce, che tra l'altro fa parte anche della PFM, quando io gli chiesi, la prima volta che parlammo di De André, gli chiesi: ma che opinione hai? E lui mi disse: un grandissimo musicista, che è l'ultima cosa che mi aspettavo che dicesse, che nessuno direbbe su De André, no? In realtà De André aveva una sensibilità musicale fuori dal comune, perché a volte uno per grande musicista pensa al virtuoso, no? In realtà De André aveva una sensibilità, un orecchio esterno cosiddetto, lui riusciva a capire se tu facevi delle cose interessanti o meno, se eri in grado di farle, se potevi far parte della band, se era meglio che suonassi uno strumento piuttosto che un altro, senza aver fatto degli studi specifici. Quindi un personaggio straordinario che ha creato assieme ad altri una cosa straordinaria, però assieme ad altri e dando questa zampata che era la sua voce. Lui con la sua voce metteva d'accordo tutti, indipendentemente dal fatto che avesse scritto più Roberto Daneo lui o avesse scritto più Reverberi o lui. Reverberi dice, e non faccio fatica a crederci, che tutte le parti pianistiche dell'album sono sue, quelle chitarristiche di De André, e ovviamente l'incipit e il finale sono di Reverberi, quello sì, si può intuire perché ci sono anche dei sapori alla Stravinsky, e vi assicuro che De André, soprattutto all'epoca, probabilmente Stravinsky non l'aveva mai sentito. Invece De André è uno che compone, ha una sensibilità che io definirei folk, con tutto il bello che contiene questo termine. Mi sono dilungato troppo, forse. No, Massimo, anzi, diciamo che farmi delle domande specifiche, no, sono un appassionato. Stato qui proprio per questo. Allora, tu puoi dire quello che vuoi, ma la tua competenza musicale... No, è che io a volte magari scivolo nel tecnico e non mi rendo conto che parlo di cose che magari la gente non interessa o non conosce. No, non è vero, perché diciamo, nel momento in cui storicizziamo questo disco e Mario Bonanno... quest'idea di storicizzare il cantautorato italiano la propugna da anni. Ecco, Mario dice: la stagione dei cantautori è finita. E io, quando sento Dente, mi viene in mente il dentista, quando sento Bugo, mi viene in mente la chiave a brugola, cioè non mi vengono in mente i cantautori. Io non lo posso dire perché sono nell'ambiente, devo dirlo sottovoce. No, ma mi sento un po' Io la penso un po' come voi, insomma. Vabbè, ci sono delle altre cose. No, io non la stagione lì si è conclusa. Questi giovani, perché il mondo non finisce, ovviamente. Volevo solo perorare la causa di Bonanno che dice: quella stagione non tornerà più, perché c'era un intreccio di rivolta, di questioni sociali, di crescita, di poesia, che purtroppo oggi, quando un cantautore cosiddetto inventa una strofa e me la ripete 10 volte, insomma. Però Gigi, posso dire una cosa che può apparire provocatoria, ma non lo è. C'eravamo anche noi, però, Cioè, c'erano dei ragazzi che avevano fame di queste cose. C'è stata una generazione che ha fatto sì che i cantautori potessero fiorire. Perché purtroppo funziona così. Se noi non avessimo comprato i dischi dei cantautori, i cantautori non avrebbero potuto fare i dischi. Questo in questo senso. Dico, oggi i ragazzi sono meno interessati a un certo genere e questo genere per forza viene meno. Se posso aggiungere, scusami Massimo, posso un corollario? Perché io quello che cerco, il mio richiamandomi sempre alla storia, o spesso alla storia, no? In parallelo alla discografia del cantautore di turno, è proprio per cercare di dimostrare questa contiguità che Massimo ha sottolineato. C'erano i ragazzi, c'era una società che si aspettava il contenuto nel disco. Ma non solo nel disco, se lo aspettava dai film, se lo aspettava dai libri, c'era una società pronta a recepire il cosiddetto messaggio. Questo non era ancora andato al governo Berlusconi. Non era ancora entrato. Non aveva rimbecillito ancora il paese Berlusconi. Esattamente. Massimo,
c'era un passo dal golpe più pericoloso di Berlusconi. No, certo, adesso sto scherzando, non voglio metterla troppo sul serio, però obiettivamente io insisto su questo. La generazione che poi è quella che oggi è intorno ai 60, un po' dopo, un po' prima, aveva fame di queste cose. Noi correvamo a prendere questi dischi, facevamo la gara, io c'ho un Guccini, ti do un Guccini e tu mi dai un Bennato, cioè c'era un po' questa cosa, si parlava tantissimo, si analizzavano i testi, si cercava di capire i riferimenti letterari. Oggi i ragazzi hanno degli altri interessi, non è che siano più stupidi, anzi, tutt'altro. E poi c'era questa cosa della fruizione che era differente, c'era il vinile, uno già solo il fatto che si dovesse alzare per girarlo, oppure per spostare la puntina, perché per quello se lo ascoltava tutto, quindi anche l'idea del concept aveva un senso. Oggi non si può più fare. Vi racconto questa cosa del nostro ambiente: l'ultimo album, L'Infinito, che chi non l'avesse sentito lo consiglio, di Vecchioni, che è un capolavoro. Avevamo proprio l'idea, siccome anche ha dei sapori molto anni 70, c'era venuta l'idea di collegare i brani con delle frasi musicali, di creare un vero e proprio concept, anche perché di fatto è un concept. Non è stato possibile, ci hanno detto che non è più possibile, perché altrimenti uno non può dividere le tracce quando fa lo skip, quelle robe lì. Quindi non si possono più fare i concept, capite? Come siamo messi, cioè non come li abbiamo, come li immaginavamo noi, quelli che partivi e andavano senza soluzione di continuità. È cambiato il mondo. Solo questo, è cambiato il mondo. Non ascoltano più gli album, ascoltano i brani. Ma anche mia figlia, che ha 28 anni, non c'è più la cultura della buona novella, ecco, in questo senso. Tornando invece alla buona novella, poi c'è questo sapore che dico anche nell'intervista, che secondo me ha un fascino a sé, perché è proprio l'argomento. Massimo, io credo che però la differenza sostanziale, proprio a sottolineare la veridicità di quello che stai dicendo, è che noi ancora 50 anni dopo siamo qui a parlare della buona novella. Ho i miei dubbi fortissimi sul fatto che noi tra 50 anni, per chi ci sarà, si ricorderà di qualcosa che è stato prodotto proprio oggi. Che soprattutto i cantautori di allora ancora esistano, a parte quelli che per motivi di salute o personale si sono ritirati, però vedete che comunque oggi si ascolta ancora Vecchioni, e comunque sì, ha fatto più di 30.000 copie con l'ultimo album, si ascolta ancora De Gregori, chi si mette in gioco ha ancora un suo pubblico. Ma perché siamo in tanti, anche noi della generazione dei 60, siamo in tanti, per un fatto demografico, ne abbiamo parlato tante volte io e Mario. Quindi anche questo fatto di fare dischi per i giovani, che i giovani non ci sono, o meglio, non comprano i dischi, non si capisce, il mercato è impazzito, veramente impazzito. Come la società? Non è fare la figura del babbione, nel senso che oggi i ragazzi hanno mille altre virtù, sono più svegli di noi, hanno un sacco di insomma, è cambiato il mondo. Ma infatti, io non intendo mai fare polemiche, perché lasciano poi il tempo che trovano. Intendo dire che quando dico che il cantautorato è finito, se non quei pochi reduci che ancora l'anagrafe non ha sconfitto del tutto, lo dico perché di fatto si è chiusa una corrente, come si è chiusa la corrente romantica, stilnovista, verista, si è chiusa anche la corrente cantautorale. Le correnti camminano sempre di pari passo col procedere della società. Adesso la società io la trovo profondamente vacua, vuota, e quindi forse anche la musica è espressione di quella usa e getta, ecco, vogliamo dire non vacua, letterariamente vacua, ecco. Io penso che quello che manca oggi è proprio il sostrato letterario. Di una banalità imbarazzante, queste sono le parole di Guccini quando andammo a fargli sentire il disco, che lui disse: oh, meno male, perché sono in giro delle cose di una banalità imbarazzante. Lo so, è così. Soprattutto poi dal loro punto di vista. E poi sono coltissimi, e lo erano anche a 30 anni, a 25 anni. C'era questa fama di sapere, di leggere, di documentarsi. Oggi i giovani sono diversi. Ecco, io vorrei uscire da questa dimensione passatista, perché sennò hai ragione. Se perché tu sei giovane, il ragazzo che ci ascolta poi si arrabbia anche, e ha ragione. Io però l'ultima frecciatina la voglio dare. Oggi è anche diminuita la composizione, la novità. Sono troppe le cover, e a furia di fare le cover
tanti artisti, anche bravi e validi, vanno a riproporre dei pezzi che già non volevano dire niente allora e tantomeno dicono adesso. Vanno a riproporre i pezzi delle hit parade, i più, lasciatemi dire, più insulsi, così non è, perché poi comunque erano costruiti bene, se sono durati nel tempo un motivo ci sarà, però ecco, se tu mi stai a rifare certi tormentoni degli anni 70 e me li rifanno tutti, poi dopo un po' capisci anche perché la vena si secca, ecco, perché questa vena si nutre anche di nuove composizioni, ed è questo secondo me che un po' manca, per non parlare poi dello studio, perché se solo immaginiamo lo studio e la ricerca che c'è dietro a questa buona novella, come era dietro a tanti dischi di allora, dei Lucio Dalla, non so, di Guccini naturalmente. Ecco, poi comunque dai, le cose sono cambiate e chiudiamole qua, perché sennò facciamo esattamente quello che facevano i nostri genitori, che non capivano. No, ma forse sono stato frainteso. Io ho detto semplicemente che sono, è come se fosse cambiato il linguaggio, non è che sia migliore o peggiore. Certe cose adesso non avrebbero più senso, ma non perché la gente è più stupida, perché è meno interessata a quel mondo lì, tutto lì. Però i ragazzi sono tutt'altro che stupidi. E poi ci sono quelli, io faccio anche le giurie, che invece continuano ad avere quel genere di linguaggio e hanno però purtroppo molto poca fortuna. E poi questa cosa che ha detto, che sposo appieno Gigi, è che non c'è proprio l'idea di promuovere le novità, qualsiasi genere siano, perché è troppo rischioso, perché comunque è un mercato che non c'è più, perché non si vendono più i dischi. E quindi anche i discografici non hanno voglia di investire, non vogliono investire. Nonostante oggi realizzare un disco proprio dal punto di vista della realizzazione costi molto poco, però poi se non lo vendi, e quindi è tutto cambiato in quel senso, lì è finito l'impero, in quel senso. Comunque questa cosa delle cover è una cosa giustissima, assolutamente giusta, che non ha senso. Scusa Massimo, dal tuo punto di vista, siccome tu sei anche insegnante, didatta, come ti rapporti alle giovani generazioni? Che tipo di feedback c'è? Il confronto? No, è quello che volevo dire, appunto, se è stato, mi hai letto nel pensiero. Che poi in realtà questi giovani sono rimasti, non so se per merito dei genitori o perché comunque anche grazie al lavoro che ha fatto Dori Ghezzi, o solo il fatto, quello che diceva poco fa Mario, che ci fai un'area piccola del campo di calcio che Uribe studiando, non lo so, mettici tutto, però i ragazzi sono molto interessati a quell'epoca lì. Quindi alla fine le canzoni sono quelle lì che ti chiedono, anche dei grandi successi internazionali, mi vengono in mente anche i rocker più famosi, i gruppi rock, i Led Zeppelin, soprattutto gli altri, insomma tutta la musica che ascoltavo io quando avevo la loro età. Quindi è buffo, però è così. Quelli che si approcciano allo strumento, ma perché? Perché oggi le canzoni che ascoltano loro, dei trapper, dei rapper, non c'è, io sto parlando come insegnante di chitarra, non c'è un ruolo per la chitarra che abbia senso insegnare, non so se mi spiego, per cui per avere soddisfazione sullo strumento devono andare indietro e devono andare a trovare i riff dei Jimmy Page piuttosto dei Jimi Hendrix e queste cose qua per quanto riguarda l'elettrica, e per quanto riguarda le canzoni devono scendere, andare indietro fino a trovare soluzioni tipo quelle di De André, quelle di, che per quanto semplici però c'è un chitarrismo più elaborato rispetto alle musiche di oggi, dove la chitarra praticamente non c'è. Oggi le canzoni vengono fatte col computer, addirittura con le basi preesistenti. Non so se avete sentito la polemica di quello che si è presentato a Sanremo, che aveva comprato, legittimamente comprato una base, però era una base preesistente. Funziona tutto in maniera diversa, ma hai fatto bene a farmi notare questa cosa, ma io non lo dico con un tono come dire si stava meglio prima, perché c'era noi abbiamo visto gli anni di piombo, ne abbiamo viste tante, non in quel senso, li dico semplicemente che è cambiata la semantica, è cambiato tutto. Oggi non ha neanche più senso insegnare a leggere la musica, perché se uno fa pop, nel senso di popular, non ha bisogno di... Non serve che sappia leggere la musica, non serve neanche più che sia intonato, perché ci sono gli autotune. È cambiato però, tutto. Se mi permetti, io mi posso permettere di essere tranchant nei miei giudizi. Tu sì, perché non sei un musicista, sei da fuori, puoi dire quello che vuoi. Io dico semplicemente,
evitiamo e aboliamo il termine cantautore, cioè evitiamo di affibbiarlo a queste nuove leve. Perché quello poi per cantautore peggio ancora. Chiamiamolo cantanti, chiamiamolo autori, chiamiamolo post-cantautori, chiamiamolo come diavolo ci pare, ma non cantautori, perché cantautori, appunto, per tutto quello che stiamo dicendo, erano un'altra cosa, e non andavano a fare questi versi nel migliore dei casi dal liceo. Tu parli dal punto di perché secondo te, anche secondo me, il cantautore poi essenzialmente è colui che scrive i testi, poi fondamentalmente. Però io parlo anche per quanto riguarda il mio reparto, era diverso, perché uno ascoltava i dischi dei cantautori, ma c'era anche della musica, perché i produttori, gli arrangiatori di allora si potevano divertire a creare, ad arrangiare, a sperimentare soluzioni, anche a rubacchiare da quello che succedeva negli Stati Uniti o in Inghilterra. Però insomma, perché gli si dava un budget che gli consentiva di fare delle sperimentazioni. In questo senso. E quindi i dischi sono bellissimi, i dischi degli anni 70 sono bellissimi, anche sentiti oggi. Parliamo di vecchioni, non a caso, con cui lavoro. Se tu ti vai a sentire quelli dischi prodotti da Paoluzzi, anche pre-Samarcanda, ma Samarcanda stesso, l'album intero, sono bellissimi, sono dei brani che sembrano dei brani prog, l'ultimo spettacolo che tu conosci benissimo, sono dei brani pazzeschi anche dal punto di vista musicale. Hai Velázquez, c'è una intro che dura tantissimo, di un minuto e mezzo, due minuti, cioè ci sono delle cose, delle concessioni alla musica che oggi non avrebbero più senso. Oggi poi deve essere tutto radiofonico, quindi deve essere contenuto in un certo minutaggio, insomma, è cambiato tutto. Usciamo da queste acque, ci stiamo avviando verso la fine. Direi di lasciare a Mario una conclusione, ecco, perché poi il libro si articola anche in altri capitoli, ha intervistato altre persone. C'è comunque tutta la discografia di De André, tutta la, non tutta perché, come ha detto Mario, è veramente sterminata, però c'è gran parte della bibliografia dedicata a De André e c'è tutta una disamina pezzo per pezzo, dalla copertina alle note, e di quello che è il disco. Ripeto, a me ha colpito particolarmente l'approfondimento delle tematiche De Andreiane in questo disco, però ci sono anche tutte queste altre cose. Se tu, Mario, prima di salutarci vuoi farci un affresco finale di questo tuo libro, io posso dire a chi ci ascolta che, anche se non lo trovate sugli scaffali in libreria, basta che lo chiedete, è regolarmente distribuito in tutta Italia dalla casa editrice Stampa Alternativa. Lo chiedete, ve lo procurano, come si suol dire. Io consiglio dai librai, lasciate stare Amazon, non ne abbiamo questo sconfinato bisogno. Vai Mario. Io trovo che le nostre, chiamiamole divagazioni, no? Recenti, no? Più fresche, a proposito della musica di ieri e di oggi, sono meno divagazioni di quello che possono apparire a prima vista. Nel senso che questo libro ha un intento che è quello di dire così suonavano, così scrivevano, così cantavano, così pensavano i cantautori di una volta, attraverso quello che forse è il cantautore emblema per antonomasia, che è Fabrizio De André, e attraverso il suo disco forse più rappresentativo, ne ha fatti tanti che sono dei capolavori, ma il suo disco più rappresentativo perché nuovo, perché proprio dalla forza straordinaria relativamente all'epoca in cui è stato realizzato e relativamente anche poi al successo che ha avuto anche nel tempo, ha avuto un sacco di rivisitazioni, in primis quella straordinaria della PFM, che vale veramente la pena di recuperare. Ha avuto poi qualche ripescaggio anche live nell'ultimo concerto di De André, una fetta ampia dello spettacolo era dedicato proprio al ripescaggio di alcune canzoni della Buona Novella. Quindi io mi piacerebbe che
che questo testimone venisse raccolto proprio, se c'è qualche giovane in ascolto, ecco, prima ci preoccupavamo, se c'è qualche giovane ci prende per passatista, ma un giovane che ci ascolta per quasi un'ora e stiamo trattando un disco vecchio di mezzo secolo, tratta di De André e apparentemente anche della buona novella e del messaggio di Gesù uomo, ecco, credo che questo giovane non si sconvolgerà più di tanto nell'ascoltare e nel riflettere forse magari sulle cose che oggi ci siamo dette. Il libro le ribadisce con minuzia e anche in maniera trasversale. A me non piace imboccare nessuno, credo che io do semplicemente delle tracce che poi ciascuno potrà, se vuole, approfondire come meglio crede. Il disco vale la pena, per chi non l'avesse mai ascoltato, di essere recuperato, forse anche studiato. Ecco, non abbiamo detto una cosa: un tempo i dischi si studiavano e si ascoltavano con i testi davanti, e vi assicuro che si cresceva anche in questo modo. Nel senso, io devo tanto ai cantautori perché attraverso i loro testi io poi ho approfondito, attraverso le citazioni dei loro testi io ho approfondito libri, ho approfondito film, quello che comunque si chiama cultura, e che mi auguro quindi che gli eventuali lettori di questo libro possano ritrovare così come stimolo, come suggerimento anche tra le pagine della buona novella scritta da me. Una cosa, l'ultima che dico, il titolo è chilometrico, è volutamente chilometrico, un po' alla Bert Müller, no? Questi titoli infiniti, no? Non è stato una scelta buttata lì per caso, io l'ho voluto fare proprio come quasi omaggio a un'epoca che con la buona novella si apre e continua per tutto quello che poi viene definito il lungo 68, quindi si usavano allora questi, nel cinema soprattutto, questi titoli chilometrici. Io l'ho voluto fare come così, sotto traccia, anch'io mi sono divertito, per chi l'ha saputo cogliere, a dare questo segnale, no? La buona novella come disco emblematico di una stagione per me ripetibile. È vero, c'erano gli anni di piombo, ma c'è stato anche tanto colore, tanto impegno, tanto sogno e tanta voglia di cambiare. Oggi purtroppo vedo tante menti genuflesse e ottenebrate dal consumo fino a se stesso, ma qui apriremmo davvero un altro capitolo. Quindi per chi volesse approfondire quella stagione, io ci sono anche riferimento al 68, al 67, 69, insomma quegli anni lì, credo che questo disco in maniera molto utile questo libro e questo disco ovviamente possa rappresentare un buon punto di partenza. Allora, se volete approfondire, scusate, faccio il venditore, il libro della stessa collana, uscito prima di quello di Mario e di Maria Rossi, si chiama Lotte di note, la contestazione tra musica e parole 1968-1977. Massimo, l'hai visto anche tu questo libro? Sì, l'ho visto, non l'ho ancora letto, ma mi affascina tantissimo. No, era solo per un approfondimento, ma non è necessario guardare sempre indietro, ma casualmente mi è venuto in mente. Io vi ringrazierei, la nostra oretta è passata, per noi piacevolmente, spero anche per chi ci ha ascoltato. Giovanni farà gli annunci della tela, di cosa c'è, la cena da sport, il pranzo di Natale. Sì, no, prima di tutto volevo ringraziare sia Mario che Massimo e Gigi naturalmente. E poi questo discorso che Gigi ha detto passatista, ma non so neanche io quanto sia passatista, forse varrebbe la pena farlo, magari confrontarsi con qualche giovane musicista e capire, magari potrebbe essere un'occasione per rivederci, se riusciamo a combinare questa cosa, perché sarebbe molto interessante. E poi giustamente, come diceva Massimo, io condivido molte delle cose che avete detto, però non è questione di dire era meglio allora o peggio adesso o viceversa.
Che sì, sono diversi, e capire quanto sia cambiato il tutto può essere una cosa interessante. Per cui grazie per quello che avete raccontato. Io sì, giustamente, come diceva Gigi, faccio un po' di pubblicità per la tela. Noi in questo periodo abbiamo deciso di restare chiusi fino a gennaio, perché per discorsi anche di sicurezza, se non ha senso questo aprire e chiudere e tirare la cosa più del necessario. Continueremo con le nostre offerte di asporto, e anche per il Natale abbiamo preparato una cena, un pranzo da asporto per chi vuole vedere cosa facciamo, per andare su questa pagina di Facebook e ci trovo. E ringrazio di nuovo Gigi Marinori per aver proposto, anche il filo di proporci ancora. Anche il libro che hai fatto vedere prima sarebbe interessante da proporre in una prossima, sicuramente da gennaio in poi, se riusciremo poi da farle anche dal vivo, nel senso che è bello, c'è tutte le sue Giovanni, prenotiamoli subito, perché Mario purtroppo per sua fortuna abita in Sicilia, se passa di qua lo prendiamo al volo, però Massimo Germini abita a Milano, per cui gli facciamo promettere qua che prima o poi io prometto che vengo con la chitarra e faccio la dimostrazione. Chitarra cantante, bravo. Giovanni l'ha giudicato. Tutti i sabati sera, quando si poteva vivere normalmente, c'era musica. Sai che quando tu dici quando si potrà vivere normalmente, mi viene da piangere. Spero che un giorno arrivi, veramente, non ce la faccio più. Si tornerà ancora a rivedere le stelle. Speriamo, dai, speriamo, auguriamocelo. Poi, grazie di tutto. Volevo chiudere con una nota che forse è un po' triste, però vabbè, ci vuole. Questi giorni ci ha lasciato Peo Aldini, che era anche un socio della cooperativa La Tela, libraio di Legnano. E niente, mi piaceva ricordarlo anche in questo momento qui. Ok, grazie a tutti, grazie a Mario Bonanno, Massimo Germini e Gigi Marinoni. Buonasera. Grazie a te, Giovanni, alla tela.